We'll be right back.
amicissimi della guida, eccoci qui. Allora, questa sarà il solito video col fermo immagine, perché purtroppo la mia camera, come chi ha già seguito il concorso precedente sa, non è in grado, non so perché. E ecco qui, questa è la mia entry per il concorso. Allora, si tratta di un principe demone per i miei Rotbringers, ma non escludo di usarlo anche come Lord of Affliction, visto che più o meno siamo qui e la basetta è uguale, tra l'altro, per il mio progettino dei Rotbringers. Io sono abbastanza legato al modello del principe demone, penso che in ogni esercito del caos ce ne debba essere almeno uno, e in questo caso la ricetta è molto semplice. Se ho usato il corpo di una mosca di Nargol, molto, molto semplice, e me la sono immaginata un po' centaurata con un Rotbringers. Ora, il corpo del Rotbringers in realtà è quello di un orco nero, mentre la testa proviene dal kit dei Busgoil, e la pancia, se non sbaglio, anche quella dal kit dei Rotbringers, insieme con i due pezzi di stendardo che potete vedere qua ai lati, che ho dovuto usare purtroppo per coprire i punti di giunzione, perché non mi convincevano moltissimo riscolpiti. Preferivo dare ancora un pezzo di metallo che cercasse un minimo di unire la parte sotto organica con la parte sopra metallica. È stato un modello sul quale ho anche sperimentato un po' con gli oli, infatti le ombre sono fatte tutte con delle lavature a olio, poi tirate via successivamente con White Spirit. E che dire, mi convince abbastanza. Ci sono alcuni punti che vorrei riprendere, come per esempio il verde, che secondo me è un pochino troppo spento, però come modello, come si suol dire, da giuoco, secondo me ci può stare. Mi sono divertito moltissimo. Come sto in piedi il modello? In realtà non è, va bene, una cazzata, cioè ovvio come sto in piedi, però è stato pernato due volte qui e anche una volta qui con questa zampina birichina. Galeotta fu la zampina che gli dà un altro punto di appoggio con la base. Questa parte è stata fatta con uno dei magnifici rotoloni Green Stuff che premendo stampano una texture. L'ho voluta lasciare abbastanza generica in modo tale da riuscire a utilizzarla un po' con tutti i tipi di eserciti. Amicissimi, non vedo l'ora di vedere i vostri video, intanto ovviamente cuccatevi il mio.